È possibile prevenire le alluvioni in un nodo idraulico così delicato come quello di Modena? Allora, la risposta è sì, è la nostra materia, cioè l'università, l'ingegneria civile e ambientale studiano nell'indirizzo idraulico proprio come prevenire le alluvioni. Prevenire le alluvioni non significa eliminare completamente il rischio che queste possano accadere, significa trovare il livello di sicurezza ottimale, che è un livello che bilancia quelle che sono le risorse che noi dobbiamo investire per arrivare alla protezione idraulica del territorio con i danni che invece si possono verificare nel caso le nostre strutture, i nostri sistemi fluviali si rivelino inadeguati a far fronte agli eventi di piena che sono a loro volta causati dagli eventi meteorici. Questo equilibrio a che livello si trova e a che livello invece è il sistema idraulico modenese oggi? Il livello di sicurezza ottimale è quello che corrisponde a un tempo di ritorno di 200 anni. I nostri sistemi fluviali dovrebbero andare in crisi, cioè non riuscire a gestire le piene, una volta ogni 200 anni in media. E questo deriva dal fatto che per questa condizione vengono minimizzati i costi totali per la società. A Modena, Secchia, Panaro, ma non solo a Modena, tutti i corsi d'acqua minori emiliani, ma non solo quelli emiliani, anche quelli del Veneto, delle Marche, come vediamo, della Toscana, cioè sono in una condizione di sicurezza inferiore, quindi c'è una sovrastima del rischio, una sovrapposizione al rischio alluvionale. Cioè abbiamo dei tempi di ritorno che sono in questo momento dell'ordine di 20 anni, 30 anni, 50 anni. E questo si vede anche empiricamente, perché o da una parte o dall'altra in Italia abbiamo degli eventi alluvionali quasi tutti gli anni. Scontiamo dei ritardi, c'è la possibilità di individuare opere necessarie per almeno tendere, se non proprio arrivare, visto che il livello No, di R200 è molto alto, almeno tendere in quella direzione. allora, da professore di idraulica è mio dovere dire che non solo dobbiamo tendere, ma dobbiamo arrivare al livello ottimale, perché, lo chiarisco meglio, se noi non arriviamo a questo livello, facciamo una cosa che veramente non è accettabile, cioè impieghiamo le risorse dello Stato, e spesso lo Stato, anzi sempre lo Stato sono i cittadini, per avere un livello di protezione che non è quello massimo, quindi cioè, siamo esposti in modo troppo grave agli eventi alluvionali e nella condizione in cui ci mettiamo spendiamo anche più soldi del dovuto, quindi non è una cosa accettabile quella. Dobbiamo arrivare. Ecco, come arrivare? Questo richiede un impegno da parte di tutti, da parte più di tutto dei decisori, che sono quelli che in un regime democratico è giusto che prendano le E da decisioni. parte dell'università dire cosa bisogna fare. Esattamente, esattamente. Anche l'università, non solo Modena e Reggio Emilia, noi facciamo il nostro mestiere. Se viene ascoltato bene, se non viene ascoltato, continuiamo a fare il nostro mestiere. Ci sono altre università, sarebbe utile che diverse università potessero dialogare fra di loro e proporre delle soluzioni che sono le soluzioni migliori. La cosa comincia a essere assimilata anche da quello che leggo sui giornali, ci è voluto tempo. A questo proposito vi dico anche che le persone di Modena magari non hanno la consapevolezza piena di come stanno le cose a livello proprio tecnico, però direi che dal 2014 a oggi, in 10 anni, hanno fatto dei progressi giganti, proprio da gigante, perché nel 2014 la popolazione era quasi inconsapevoli di quello che fosse il rischio alluvionale anche per il loro territorio. Poi ci sono stati gli eventi, ma c'è stata anche una accresciuta consapevolezza di quelli che sono anche i termini tecnici. Adesso le persone di Modena conoscono gli enti che gestiscono i sistemi fluviali, conoscono anche il concetto di tempo di ritorno, che è una questione tecnica, cioè che rappresenta, cioè, la ricorrenza media con cui avviene un evento. Un evento con tempo di ritorno 100 anni si presenta una volta ogni 100 anni.